quando c'è qualche santo importante, a me piace fare la riflessione sulla vita e l'importanza, il valore di questo santo. Quasi ogni giorno, a dire la verità, c'è qualche santo che ha fatto cose belle. Ieri, per esempio, era la festa, ma non l'abbiamo celebrato con la messa, di San Martino de Porres. Dite voi chi era? Era un frate, neanche prete era, che umile, umile, si fece frate per servire il Signore ed era figlio, diciamo, abusivo di una donna di origine africana che aveva avuto un rapporto con un pezzo grosso del governo spagnolo. E il padre non volle sposare mai la madre, faceva parte del suo rango, però lo aiutò sempre per quello che poté, e lui si fece strada, diventò un bravo farmacista, ma poi preferì farsi frate. Ah, su questo santo vi basti questo piccolo cenno per dire che nel campo della santità ci sono personaggi diversi l'uno dall'altro, che è una meraviglia. Così come in un giardino ci sono tante piante diverse, tanti frutti, io a volte mi diverto quando passo dagli stand dei fruttivendoli a guardare la frutta alleniata, a vedere la varietà dei frutti, a vedere anche come in ogni stagione ci sono frutti diversi. Vero che al giorno d'oggi, con le tecniche che ci sono, tu trovi tutto per tutto l'anno. Quando mai, per esempio, in tempi antichi si trovavano i carciofi già a novembre, o il pomodoro a dicembre, non c'era. E ammiro la grandezza del Signore, che dice la Bibbia, disse una parola e spuntarono brulichino, questa parola mi piace moltissimo, brulichino sulla terra piante e alberi, piante e alberi, di tutte le specie. Quando ero in seminario avevamo come professore di scienze che ci insegnava la zoologia, che studia gli animali, la botanica, che studia le piante, l'anatomia, che studia il corpo umano, e la fisiologia, che studia le funzioni del corpo umano e animale, si capisce, la geografia astronomica, e, diciamo, e la chimica. Tutte queste materie lui era molto competente, era bravissimo, era un laico, molto credente, molto serio. Noi non lo chiamavamo il professore di scienza, lo chiamavamo lo scienziato, perché era di una preparazione spaventosa. E a volte ci stupiva, perché ci diceva che quando camminava sull'auto, guardava le piante e si ripassava i nomi scientifici delle varie piante, perché per chi non lo sapesse, perché magari non l'ha studiato,
ogni pianta e ogni animale ha un suo nome scientifico particolare, il latino, e si usa in tutto il mondo, nome latino. È una classificazione che ha fatto uno scienziato svedese che si chiamava Linneo, grande credente. Quando qualcuno dice che gli scienziati sono tutti atei, voi dovete dire non è vero. Linneo ammirò tanto la natura e la varietà della natura, dando il nome a ogni pianta, a ogni animale, e ammirò così tanto la natura che scrisse queste bellissime parole che ho imparato in liceo e non me le sono più dimenticate. Il Dio grande, il Dio immenso, il Dio amante degli uomini è passato davanti a me. Io non l'ho visto in faccia, ma ho studiato le sue tracce attraverso tutte le creature. Così come è ammirevole ammirare tutto quello che esiste nel mondo, voi pensate per esempio al mondo degli insetti, che noi disprezziamo. Ma c'era un altro grande scienziato, un certo Favre, famosissimo, specialista proprio nello studio degli insetti. Sua moglie lo sgridava perché gli riempiva la casa di insetti, e sua moglie: ma che cos'è questo schifo? E lui diceva: ma che dici schifo, che dici? Non le vedi le meraviglie di Dio in questi piccoli animaletti che si muovono con il loro istinto, con la loro capacità intuitiva, con il loro modo di agire? E ha studiato tutti gli insetti, per quanto era possibile a quell'epoca, lui è del 1800, e sapete cosa diceva? Dice: io Dio non lo credo, lo vedo. Perché per lui il ammirare per esempio come una formicuzza che è piccola piccola, così tanta che si procura il chicco di grano, lo va a nascondere per la riserva invernale, che si muove in una certa direzione. Avete visto mai una fila di formiche, una appesa alla tutta, appesa l'una all'altra? Più disciplinata degli uomini sono le formiche. E lui li ammirava queste cose, no? Ora, come c'è una varietà nelle piante, negli animali, anche negli uomini, io a volte mi diverto, mi dovete perdonare, ma non mentre dico la messa così, con uno sguardo semplice, mi diverto a guardare le teste delle persone, ci siamo, ma perché? Perché sono tutte diverse. Se voi ci fate caso, nessuno di voi ha i capelli uguali a quelli dell'altro, e sono i capelli. Quando voi pensate per esempio che la polizia scientifica riesce a individuare una persona solo con l'impronta digitale, che sembrano tutti uguali ma non sono tutti uguali, quando voi pensate che basta un pelo, un capello, un unghio, un pezzettino di pelle per osservare il DNA che è di quella persona e basta, non c'è un DNA uguale all'altro, tutti diversi, è una specie di codice che ti imprime in ognuno di noi. E poi vengono certuri che si sentono scienziati ma sono ignoranti e dico: tutto questo è stato fatto per caso. C'è una mente, ma la varietà e la bellezza di Dio si nota specialmente nelle vite dei santi, che sono diverse l'uno dall'altro, hanno ognuno di loro le sue caratteristiche. Oggi è la festa di San Carlo, per esempio. San Carlo visse nel 1500, diciamo piuttosto la seconda metà del 1500. Era stato celebrato a Trento un concilio che si chiama il Concilio di Trento. Si riunirono tutti i vescovi
e discussero tutti i problemi più gravi che c'erano a quell'epoca. Figuratevi che quasi 50 anni prima Lutero aveva spaccato la Chiesa in due, si era portato molte nazioni dietro le sue dottrine. Il Concilio di Trento cercò di mettere dei muri, degli argini a questo fenomeno, e la fortuna del Concilio di Trento fu che trovò santi, ma giganti della santità, che attuarono il Concilio di Trento. Uno di questi, evito di nominarne altri perché diciamo dobbiamo arrivare alla conclusione, uno di questi giganti della santità fu San Carlo, il quale era nipote del Papa. Il Papa si chiamava Pio IV, un bravo uomo, non è santo, ma certamente un grande Papa, se non altro perché ebbe il naso di capire che questo suo nipote, e lo scelse non perché era suo nipote, ma perché era un giovane pieno di Dio. Aveva appena 20 anni quando lo creò cardinale, figuratevi. E stette 8 anni a Roma, poi quando morì il vescovo di Milano, molti vescovi, molti cardinali, molti preti, molti principi dissero al Papa: Carlo è la persona giusta per Milano. E il Papa era contento che c'erano queste richieste per suo nipote, ma Carlo non ne voleva sentire, dovettero pregarlo e strapregarlo perché piangeva e diceva: non mi sento all'altezza di guidare, anche perché era giovanissimo. Quando fu fatto vescovo di Milano aveva 28 anni, giovanissimo. Il giorno d'oggi ho 28 anni, c'è tu nel manco su buono per farsi una tazza di caffè. E Carlo finì con l'accettare, anche perché, questo forse molti non lo sanno, era amico intimo di San Filippo Neri, che abitava a Roma, aveva un rapporto meraviglioso con diversi santi, tra cui appunto San Carlo, e San Filippo Neri lo incoraggiò, gli disse: perché ti devi rifiutare? La Chiesa ha bisogno di te, il Santo Padre ti dice di accettare, tu affidati alla Madonna, così gli dice, affidati alla Madonna. E lui ascoltò il consiglio di San Filippo Neri e accettò questo grave incarico, che assolse con una saggezza e una santità veramente straordinaria. Promosse le catechesi, a quel tempo non è che c'erano le prediche, ma come catechesi studiò approfonditamente i documenti del concilio, amò molto i poveri, visitò la diocesi che era grande, a quel tempo non è che c'erano macchine, col mulo, qualche volta col cavallo, si portava dietro il segretario e qualche altro collaboratore e andava visitando le parrocchie una per una, anche quelle sperdute nelle montagne, si muoveva, faceva un bene enorme. Istituì il seminario, perché una delle leggi che mise il Concilio di Trento fu quella che ci doveva essere in ogni diocesi il seminario come luogo di preparazione dei ragazzi per diventare preti. Lui istituì a Milano, fu uno dei primi che istituì il seminario a Milano, e dobbiamo sentirci orgogliosi nel sapere che il seminario di Palermo è stato fra i primi d'Italia a essere stato fondato. E rimase a Milano proprio servendo il territorio. Come sempre, i santi sono amati e perseguitati. Come lui non amava il lusso,
non amava le ricchezze, era, diciamo, voleva vivere poveramente, e incitava anche i preti, i frati, i religiosi a vivere secondo il Vangelo. Ma come sta facendo Papa Francesco? Ma c'erano dei preti e dei frati che erano asini, che non volevano bere e si ribellavano. Tant'è che un frate un po' passoide un giorno prese un archibugio, che erano i fucili che esistevano a quell'epoca, e gli sparò mentre stava pregando, di spalle. Per fortuna non aveva una buona mira e, diciamo, lo prese di spiego. Ci siamo, la pallottola gli passò dalla faccia, ma non lo colpì per niente. Raccontano gli autori della sua vita che lui pregava appena per udire questo proiettile che gli passò accanto, e sentì il rumore, continuò tranquillamente a pregare come se gli fosse passata avanti una mosca. Tanto era innamorato di Gesù e dedito alla preghiera. Ma la santità di San Carlo si vede soprattutto quando a Milano scoppiò la peste, che non è quella di cui parla Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, quella fu successivamente, circa 40 anni dopo, un'altra. E San Carlo pregò, addirittura organizzò una processione per poter impetrare da Dio la grazia della fine della peste. E la peste finì. In seminario qui a Palermo c'è una pittura grande, che la tengono, tempo fa era primo piano, ora credo che l'abbiano scesa giù a pian terreno. Dove c'è San Carlo che prega, sullo sfondo alcuni malati di peste, e accanto a San Carlo che prega un angelo che mette la spada nel fodero per dire: il castigo di Dio è finito. E così finì anche la peste, che è famoso San Carlo anche per questo avvenimento importante della sua vita. Cosa abbiamo da imparare da questo grande santo? Abbiamo da imparare tante cose. La dedizione, soprattutto lo spirito di povertà e di preghiera, e la dedizione alla salvezza delle anime, soprattutto. Ma c'è un altro piccolo particolare che può essere interessante. Poco fa dicevo che erano molto amici intimi con San Filippo Neri, 8 anni che stette a Roma, si frequentarono. E quando andò arcivescovo a Milano, chiese insistentemente a San Filippo Neri di mandargli alcuni padri, che lui aveva fondato la congregazione dell'oratorio, di mandarli a Milano. Lui all'inizio disse no, poi cedette e gliene mandò un paio, però dopo un po' di tempo, per motivi che sarebbe lungo trattare, li ritirò di nuovo a Roma e, per dirla alla siciliana, i due santi si contrapicchiarono. Ci siamo. Cosa vuole, naturalmente rimasero amici. Cosa significa questo? Che non è che perché si è santi si deve avere per forza le stesse idee. Ognuno segue la sua strada. Però dov'è la santità? Nel fatto che anche se tu hai un'idea diversa e in qualche cosa che io ci tengo non mi puoi accontentare, amici eravamo e amici restiamo. Come mi diceva mia madre e mio padre quando mi mandavano da qualche parte a chiedere qualche favore o qualche cosa prestata o qualsiasi cosa. Va bene, mi raccomando, Giacomino, mi chiamavano così, Giacomino, se te la presta devi dire grazie, se ti dice no
devi dire grazie allo stesso. Ci siamo, perché non sono conforme al Vangelo coloro che rompono un'amicizia perché non fanno quello che tu chiedi. Perché l'amico non è il servo, l'amico è un'altra persona che ha un'altra mentalità, che ha un altro modo di vedere la vita e le cose, e può anche qualche volta per un motivo o per un altro dirti di no, anche per motivi che tu non capisci o non condividi. Ecco, anche questo è ammirevole nei santi, diversi l'uno dall'altro, però sempre come dire innamorati l'uno dell'altro, perché di mezzo cosa c'è? L'amore di Gesù. Quando si ama Gesù non si può fare a meno di amare anche il prossimo, fratelli e sorelle, perché c'è dentro l'amore di Gesù. Ma quando si esclude qualche persona dal proprio amore, provocando sentimenti di odio, il Signore non c'è più nel nostro cuore, scappa. Perché? Se nel nostro cuore c'è odio, Gesù può stare in un cuore pieno di odio, no? Perché lui è il figlio amato dal Padre. Siccome il figlio amato dal Padre, dove c'è amore, lui ci sta. Dove amore non ce n'è, evidentemente lui scappa. Allora, imitiamo i santi e facciamo della nostra vita una copia, una fotocopia di quello che loro sono stati capaci di fare.